ma no, da lo, che molte le casca con te. Del 29 gennaio, la scorsa notte agenti della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno hanno eseguito 10 provvedimenti cautelari a carico di altrettanti tifosi ascolani. Per 6 di loro, oltre al divieto di assistere alle partite di calcio per un lungo periodo, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sono le immagini girate dal sistema di videosorveglianza posto all'esterno della curva sud dello stadio del Luca nell'intervallo di Ascoli-Juventus del 29 gennaio scorso. Attraverso queste immagini è stato possibile identificare tra il centinaio di ultras che attaccano un plotone dei carabinieri del battaglione Bologna i 10 che hanno colpito i militari dell'arma. Al termine degli scontri, 13 i carabinieri che hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Ascoli e li hanno colpiti lanciando fumogeni, oggetti di ogni tipo, comprese le porte dei bagni scardinate per essere usate come teste d'ariete, tentando di sfondare le porte d'uscita. Questa mattina all'alba polizia e carabinieri hanno notificato ai 10 i provvedimenti cautelari emessi dalla Procura della Repubblica. 6 giovani posti agli arresti domiciliari, per 4 è scattato l'obbligo di dimora, non potranno uscire di casa dalle 21 alle 7. Tutti giovanissimi, il più appena maggiorenni, il più anziano ha 33 anni, risiedono ad Ascoli, Castel di Lama e Force. Le indagini sono state condotte dalla Digos, dalla Polizia Scientifica e dai Carabinieri. Salgono così a 42 gli ultras colpiti da diffida, dal divieto cioè di assistere a manifestazioni sportive. Ma se forze dell'ordine e procura adottano un giro di vite, assurdo che una scritta minatoria nei confronti della Digos campeggia ancora in pieno centro, a 2 passi da Piazza del Popolo, nonostante da oltre un mese la Questura abbia chiesto di coprirla, ma non si trova un accordo, evidentemente, fra l'amministrazione comunale e quella del condominio dell'edificio.